Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfred per lo staff del TV Team FIFA Italia e oggi sono qui a portarvi la player review di Grey Tots. Grey Tots che riceve questa carta per la grandissima stagione che fatto nel suo Burnley in una lega minore inglese, non è quindi giocatore di Premier League come tutti voi saprete, e che riceve questa carta 85 di overall per lui, partendo da una base inizio FIFA di 70. Un giocatore che quindi riceve un grandissimo upgrade più 15 totale e che si presenta in questa versione che io non ho altri modi per definire se non il chip Vardy Tots. Chip Vardy Tots perché costa un settimo di quanto costa Vardy, infatti il suo prezzo si aggira intorno ai 100k, almeno su PlayStation, e le statistiche, così come il suo modo di comportarsi in game, sono abbastanza simili. Diciamo che generalmente è un giocatore veloce e che tira molto bene, come del resto si può notare dalla carta, i cui valori rispettivi per velocità e tiro sono 94-87, che però ha una piccola pecca secondo me. Infatti a me piace molto tirare a giro sia da dentro che da fuori area. Purtroppo Gray ha un valore di tiro a giro solamente di 60 e quindi ciò fa almeno per me abbassare il voto generale almeno di un punto e mezzo. Nonostante questo però c'è da dire una cosa. Per quanto possa sì far schifo nel tiro a giro, nel tiro di potenza o nel tiro semplice, diciamo si preme cerchio o quadrato dipendentemente dai vostri comandi, 9 volte su 10 segna principalmente da posizioni impossibili che da quelle normali. Per esempio, come vedrete dalle clip, mi ha fatto alcuni gol da posizioni angolatissime, da dove magari l'avversario nemmeno si aspettava che riuscisse a tirare, e non da dentro l'area, per esempio davanti al portiere. Questa cosa mi è piaciuta abbastanza, semplicemente però ho dovuto passare un paio di partite ad abituarmi perché non è molto convenzionale questa cosa. Generalmente tutti i giocatori sanno tirare abbastanza bene a giro, segnano spesso, lui proprio non ci riesce, però basta caricare un paio di tacche, anche tre, segna quasi sempre. È un giocatore che, come ho detto, quindi nel tiro è davvero davvero forte. E stessa cosa potrei dirla per la velocità e per il fisico. Infatti un giocatore ovviamente molto veloce, più nel primo passo che nella velocità generale, diciamo, di crociera. E per quanto riguarda il fisico, ottimi valori di forza fisica, di stamina, non si stanca praticamente mai, e un'aggressività che cito di 72, che secondo me è anche qualcosa in più, cosa che per la quale somiglia molto a Vardy, appunto. Una pecca che secondo me è da far notare è il dribbling. Il valore generale è di 80, 3 stelle skill per lui, valori non entusiasmanti, tutti sotto l'85, per esempio quelli che riguardano l'agilità, il controllo palle, il dribbling puro, il bilanciamento. E sicuramente un giocatore che non dribbla benissimo, certo, basta magari stare un po' attenti con la levetta, fare movimenti abbastanza leggeri. Se si trova un giocatore non espertissimo nella difesa contro, si può passare molto facilmente, come visto dalle clip, però la soglia che passa dal dribbling facile all'essere fermati è davvero davvero bassa, e quindi bisogna essere molto bravi, bisogna anche avere un po' di fortuna a trovare avversari non troppo forti. Chiudiamo con un valore, è quello che mi è piaciuto di più, il 94 di posizionamento. Davvero, quando si trattava di fare contropiedi, quando si trattava di ripartire, era sempre in linea con i difensori. Se quelli scalavano per entrare in fuorigioco, lui li seguiva come se fosse un difensore aggiunto, non si troverà mai in fuorigioco, e da questo punto di vista è fantastico. Quindi andiamo a replicare pro e contro di André Grey Tots. Tra i pro ho inserito il tiro, la velocità, il fisico e il posizionamento, mentre tra i contro ho inserito il dribbling e il tiro a giro. Il voto finale che gli do è un 8, un 8 anche perché è un giocatore che gioca nella Championship inglese, nella corrispettiva Serie B italiana, e benché sia inglese è abbastanza difficile da ibridare, comunque c'è bisogno di tre giocatori inglesi attorno a lui, massimo due forse, o qualcuno comunque del suo campionato, quindi non è proprio il massimo. Però nonostante questo, un altro motivo per il quale, e forse il principale motivo per il quale ho dato questo voto, è perché
costa un po' troppo, secondo me, per quanto vale. Sì, il chip Vardy, però certo non si può paragonare a quello che è Vardy, che secondo me è l'attaccante migliore del gioco, e parlo del Tozzo ovviamente, e diciamo ha caratteristiche simili, ma non vale 100k. Per me può valerne al massimo 50, perché ci sono giocatori a quel prezzo sicuramente più forti. Comunque il video è finito, spero vi sia piaciuto, qui era Alfred, alla prossima, ciao a tutti.